Ciao ragazzi, benvenuti ai video commenti sulla 12ª giornata di Serie A. Cerchiamo di essere più stretti possibile, più risicati, più riassuntivi e sintetici possibile, in modo da occupare meno minuti possibile. Cominciamo subito allora dunque con l'anticipo Bologna-Crotone. Un Bologna che continua a me non fare una bella impressione, nonostante questo Verdi si inventa due punizioni, questo è forte ragazzi, questo è forte, non tanto perché ha fatto i gol su punizione, quanto perché ci è riuscito sia col sinistro che col destro. Ma il Bologna poi butta via tutto dopo, perché prima subisce il gol del pareggio da Budimir con la difesa del Bologna completamente fermo. Quando poi Bologna sembra, è tornato in vantaggio, sembrava aver chiuso la partita, però sul 2-1 ancora pareggio di Trotta sul rigore, un rigore netto, un'ingenuità enorme, e poi il gol appunto di Budimir che ha chiuso la partita sul 3-2, dunque grande vittoria del Crotone, soprattutto in chiave salvezza. Sabato sera derby di Genoa, Genoa 0, Sampdoria 2, Genoa di cuore, ma Sampdoria più brava, più forte, ha sfruttato un errore clamoroso della difesa rossoblu con Gaston Ramirez. E poi nel finale ha sfruttato anche una squadra ormai che non c'era più. La Sampdoria è stata brava a sfruttare il momento e portarsi sul 2-0. Questa sconfitta pesante perché nel derby vale mezza stagione, perché l'altra mezza se la giocano al ritorno, è costata la panchina a Juric, ancora ignoto il nome del suo successore. Domenica, cioè oggi alle 12:30 si è giocata Inter-Torino. Una partita bella, devo dire sorprendentemente equilibrata. L'Inter più forte, si vedeva che era più forte, ma il Torino ben messo in campo. Devo dire la verità, ho visto a tratti un Inter che aveva messo un po' le corde al Torino, però nel secondo tempo il gol del Torino non è casuale, un Torino che era ben organizzato e se non fosse stata per la gran giocata di Perisic, probabilmente avrebbe fatto molta fatica l'Inter per pareggiare questa partita. Devo aggiungere un'altra cosa, credo che l'abbia perso un po', la partita l'abbia pareggiata un po' Mihajlovic, perché se avesse tolto Belotti e messo Niang e tenuto Jakub Falk, che era l'unico che portava sulla palla, poteva andargli peggio all'Inter. Quindi l'Inter comunque brava a trovare, a sfruttare l'occasione per pareggiarla. Le partite delle tre, Cagliari-Verona 2-1, Verona che si illude ma poi alla fine alla Sardegna Arena, si chiama lo stadio di Cagliari, sì. Prima segna Zuculini, poi addirittura Cigarini sbaglia il rigore, fa illudere il Verona a quel punto lì, ma poi alla fine Cepitelli e Faragò hanno chiuso la partita sul 2-1. Lasciamo la testa della classifica un po' per ultimo, rinviata Lazio-Udinese perché è venuta giù una grandinata enorme, e adesso cominciamo con la zona calda. Fiorentina-Roma 2-4, bella vittoria della Roma. Fiorentina farfallona, per provare a vincerla l'ha persa, dei gol onestamente quasi tutti presi in azioni lunghe, con squadra lunga in contropiede, non va bene, ma non va bene neanche dalla parte della Roma, perché anche il gol di Simeone, vincendo 2-1, non lo devi prendere. Che dire, una partita dove ci sono stati errori da ambe le parti, brava la Roma a sfruttare di più gli errori della Fiorentina. Chievo-Napoli, Napoli che gioca ovviamente più in attacco, ma il Chievo che si difende, cerca di chiudersi. Ci riesce perché il Napoli a un certo punto è stata obbligata solamente a tirare da fuori per tentare di trovare la via della rete, ma neanche questa è bastata. Pareggio 0-0 e Napoli che rallenta in cima alla classifica. Juve-Benevento invece vi invito ovviamente a vedere il video qua sotto, guardate qua sotto, dove ho fatto un'ampia sintesi mia, una mia ampia opinione appunto sulla partita sofferta della Juve col Benevento. Come vi dicevo, Lazio-Udinese rinviata. L'Atalanta che pareggia con la Spal, e devo dire la verità, una grande Spal. Meritava probabilmente anche maggior fortuna la Spal, ha preso un palo clamoroso, è stata una gran parata di Berisha su Viviani. Detto ciò, l'Atalanta sembra ultimamente nelle ultime partite non avere più gambe. Ultimamente negli ultimi quarti d'ora l'Atalanta soffre troppo, troppo, troppo. L'ultima partita della giornata invece ha visto il Milan battere un Sassuolo 2-0, il Sassuolo che all'inizio sembrava giocarsela alla pari, c'è stata anche una grandissima parata di Donnarumma. Ma poi pian piano il Milan ha preso un po' le redini del match, poi l'incredibile papera di Consigli sul gol di Romagnoli e il raddoppio di Suso hanno chiuso la partita, e Milan credo che abbia meritatamente vinto la partita del Mapei Stadium. Onestamente un Sassuolo che dopo anni buoni sta veramente, probabilmente il momento più basso del Sassuolo da quando è entrato in Serie A. Dunque adesso vediamo la classifica com'è cambiata, con Napoli sempre primo a 32 punti, ma la Juventus è subito dietro con 31. L'Inter a 30 punti, attenzione alla Lazio che con una partita in meno potrebbe raggiungere la Juve, perlomeno potrebbe provare a raggiungere la Juve. Attenzione alla Roma, 27 anche lei con una partita in meno, quindi potrebbe raggiungere l'Inter. E ricordiamoci che al ritorno ci sarà appunto il derby. La Sampdoria, 23 punti, e giocherà anche lei una partita in meno, giocherà proprio contro la Juve la partita.
la partita prossima. Il Milan che è fermo a 19, e attenzione, anche il Milan giocherà un big match perché giocherà col Napoli, quindi la prossima partita, cioè non settimana prossima ma l'altra, perché c'è la sosta delle nazionali, sarà la giornata un po' dei big match. Torino 17, Fiorentina 16, Atalanta 16, Chievo 16, Bologna 14, Udinese 12 insieme al Cagliari, e il Crotone. Crotone a 12 punti è tantissimo, non me lo, cioè veramente si sta pian piano riprendendo il Crotone. La Spal 9 punti, un punto d'oro, il Sassuolo fermo a 8, Genoa Verona 6, Benevento ancora mestamente a 0. Piccolo dato statistico, se il Benevento la prossima partita dovesse perdere ancora, sarà record assoluto dei campionati maggiori europei come numero di sconfitte iniziali consecutive. In questo momento il record assoluto è a pari merito tra Manchester United del 1930 e il Benevento di questa stagione, appunto 12 sconfitte consecutive. La classifica marcatori non cambia praticamente di nulla, perché Immobile resta primo con 14 punti, la Lazio non ha giocato, ma lui non ha giocato, gli altri hanno giocato ma non hanno segnato, né Dybala né Icardi né Mertens. Dybala e Icardi fermi a 11, Mertens fermo a 10, Zeko, Higuain, Quagliarella 7, da segnalare appunto Higuain che è tornato la via della rete. Bene, sono andato più veloce possibile per cercare di portar via meno tempo. Io vi saluto e vi ringrazio, vi ricordo che settimana prossima non ci saranno né i pronostici né i commenti post giornata perché il campionato è fermo per la nazionale. Parleremo appunto però delle nazionali, perché sarà un argomento abbastanza importante in vista, visto che ci saranno gli spareggi, quindi saranno un argomento abbastanza pesante e toccante a cui dovremmo purtroppo dovremmo prendere parte, perché era meglio non prenderla, ma dovremmo assolutamente farlo. Vi do appuntamento con i prossimi video del canale, come sempre, sempre qui su Fuori Rosa TV. Ciao!